lasciateci parlare e raccontare di amore. E quando l'amore si raggiunge, è difficile tenerselo per sé. Vi devo presentare una coppia bellissima. Si chiamano Alessandro e Francesco. Ve li presento subito. Francesco Rao, Alessandro, non ti abbiamo. Allora, me la stavo tenendo io, questa era per grazie, te. Grazie, grazie. Ma che a me l'amore confonde. Grazie. L'amore non si tiene per sé. Alessandra, te sei un po' più chiacchierina di tuo marito, quindi parto da te. Le idee molto chiare sull'amore, nel senso che tu sei una di quelle persone che hanno scoperto l'amore di Dio, quindi si sono sentite amate. Per un momento della propria vita hanno pensato pure che forse dire per sempre sì a Dio, consacrarsi totalmente a Lui, poteva essere la strada. Sì. Ma hai incontrato un prete, padre Giovanni, che ti ha detto una cosa secondo me bellissima. Portaci ad Assisi con te. Beh, è stato bellissimo perché io volevo diventare suora, perché ho visto la felicità nelle suore ad Assisi che ballavano. Io non avevo mai visto delle persone così felici in vita mia, quindi ho detto per essere felice bisogna seguire quel copione lì. E lui mi ha detto no, per essere felice devi avere un'affettività risolta, quindi mi devi portare un ragazzo, dobbiamo vedere qua come ti relazioni. Fantastico, perché se non impari ad amare comunque anche una persona non riesce a capire quanto possa essere poi totalizzante l'amore per Dio. E sì, quindi sei andato un attimo in confusione, avevi poco più di 17 anni. Sì. E cosa succede? E allora io mi trovo proprio spiazzata, perché è come una cosa più bella diventare suora, detta a un sacerdote. Lui mi dice portami un ragazzo, cioè non me l'immaginavo. E quindi gli ha detto allora devi mettere in atto un corteggiamento, ti devi mettere la gonna, i tacchi, truccare. Una questo cosa detto da un prete. Sono i frati Assisi. Bellezza, certo, adesso la bellezza. Allora io sono andata in Porziulli, dice non pensare a una persona, tu pensa a una persona che già conosci, che stimi. Io sono andata in Porziuncola. Non ci posso credere. E dicevo ma signore, ma io dove lo trovo? Sono in un paesino piccolo, conosco tutti, cioè non c'è nessuno che mi interessa. Allora pensando, ho pensato al mio amico Francesco. Perché eravate amici, Francesco? Sì, da un anno già. Eravamo amici, ci siamo incontrati alla marcia, camminando. Francesco, ma pure per te era solo un'amica o un minimo così? Visto questo volto angelico, simpaticissima, poi dimmi un po'. No, allora, francamente non ci pensavo proprio, entrambi non ci pensavamo proprio, perché da un punto di vista proprio pratico era infattibile la cosa, molto distanti, anche come anni, comunque 8 anni di differenza a quell'età. Non sono pochi, però io avevo detto alla mia fidanzata del tempo, avevo detto beata chi se la sposa. Veramente? Non voglio stare nei panni della tua ex, Francesco. Meno male che ex ormai, perché certo, una cosa del genere è un po' complicata. Scocca la scintilla, se non altro basi comuni, entrambi questo amore per San Francesco. Avevate fatto insieme la marcia e scocca questa scintilla, capite entrambi che siete fatti uno per l'altro. Matrimonio del 2005, finora posso dire, dico finora perché mi voglio divertire con voi, sono nati Chiara, sì. Maria Samuele, lo posso dire, si vede un po', sì. Chi ci sta là dentro? Non si sa, non se sappiamo. Un maschietto, no, se un Giovanni o una Rebecca. Non si sa ancora, non avete voluto saperlo? No, non si, no, dire, non si sa ancora. Però, Alessandra e Francesco, perché noi non facciamo il monumento agli esseri perfetti che non esistono? Il vostro matrimonio è un matrimonio come tutti gli altri. Tu tra l'altro sei stato ricercatore in fisica, siete stati in mezza Europa, vi siete portati i bambini appresso fino a un certo punto quando avete deciso, dopo un momento difficile, che era il caso di fermarvi. Intanto arriviamo a questa crisi. Alessandra, una crisi dovuta a che cosa? Cos'è che può mettere in crisi un matrimonio cristiano fondato, sì, su basi solide? Questa è una cosa ancora più forte, perché uno si sposa, noi ci siamo sposati, io avevo 20 anni, sulla fede, sul Signore. Abbiamo fatto un cammino. Abbiamo fatto un cammino molto forte, quindi basi solide. Arrivare alla crisi, sembra che sposarsi in chiesa ti dia la garanzia che non succederà niente di male. Invece no, la vita, il Signore non ci tratta da... ci dà una responsabilità, Francesco, non ce la toglie. I motivi di una crisi grossa sono i classici motivi che tutti quanti noi abbiamo avuto, che non so, a un certo punto un fastidio, qualcosa che andava, un atteggiamento
Cos'è che vi fa un attimo interrogare sul vostro matrimonio? Ma io penso che le radici sono sempre molto più profonde, cioè non è il discorso quello del dentifricio messo, bravo, sono stupidaggini, quelle non esistono, non ci credo. Cioè se quello è il motivo vuol dire che non c'è alcuna relazione. Il problema è che se uno fa fatica a entrare in intimità, cioè la chiave di tutto è l'intimità, se uno fa fatica a entrare in intimità con il proprio marito, moglie, così, allora poi lì ci sta la sorgente del problema. Cioè, perché non riesce a entrare in intimità? Allora può essere, non so, una difficoltà nel lasciarsi volere bene, oppure una difficoltà con se stessi, magari a sapersi donare. Ci sono tanti Quanto motivi. Quanto tempo siete stati in crisi? Quasi un anno e mezzo, 2 anni. Però la cosa è che tu scopri un giorno che proprio tuo marito ha proprio un difetto, proprio quello lì che ti tocca le tue ferite più grandi. E credo che sia lo stesso anche per le mogli. Potrebbero sì, dire, viceversa. Non mi potrebbe dire. Insomma, sembra... questo per dire che a un certo punto nella vita di Alessandra e Francesco succede qualcosa. Ma invece che sfasciarvi i piatti in testa, non so se l'abbiamo fatto. L'avete fatto anche quello? Sì, un signor, davanti ai bambini pure. Perché erano piccoli, spero che non se lo ricordi. Spero che non se lo possano ricordare. Questi due si mettono in testa di fare una cosa, di farsi aiutare, di aggrapparsi a quella croce, perché in quel momento il matrimonio era una croce, e di poter pensare che la propria esperienza potesse aiutare altri. Altri chi? Beh, una coppia come tanti, questa coppia che vi raccontiamo è quella di Gianluca e di Cecilia, anche in questo caso sposi molto giovani, che scoprono che da questa coppia può nascere qualcosa di più importante. Guardate e ascoltate la regia, la firma Serena Cirillo. Noi abbiamo deciso di sposarci dopo 2 anni e mezzo di fidanzamento più o meno, e io l'ho conosciuta che ero lontano dall'ambiente chiesa, cresciuto in parrocchia, ma diciamo che mi ero leggermente allontanato da una decina d'anni. Io venivo cresciuta in parrocchia, poi avevo fatto dei corsi ad Assisi ed ero arrivata a 10 comandamenti di Don Fabio Rosini, e in realtà il nostro primo appuntamento è stato proprio ai 10 comandamenti, e l'abbiamo fatti tutti insieme, lui da ascoltatore, sì. C'è stato un episodio particolare che insomma mi ha, tra l'altro sono andato alla chiesa nuova a parlare con padre Maurizio, e lui mi rispose che guarda, il matrimonio è un dono, cioè che tu poi dopo puoi scegliere, tra virgolette, o non scegliere di accettare e di accogliere. È un dono che ti viene fatto, prendilo questo dono. Sono niente accanto a te. E poi proprio perché siamo arrivati al sacramento coscienti che fosse una cosa importante, perché ce lo eravamo fra virgolette sudato, abbiamo cercato su internet, su Google, foto, matrimonio, cristiane, insomma un po' così, delle parole così a caso, e sono usciti loro. Però la cosa che ci è piaciuta di loro è che loro mettono proprio al centro la coppia e il sacramento. Esserci sposati consapevoli ci fa vivere una vita matrimoniale che pur nelle difficoltà che tutte hanno, che hanno tutti, però è consapevole. Cioè noi sappiamo che quel giorno è stato un inizio. Io saluto e ringrazio Cecilia e Gianluca, che sono stati i 3 primi ad aver scoperto la seconda vita di questa coppia che io ho davanti a me. Francesco molla la sua attività di ricercatore di fisica, con Alessandra si fermano, aggrappati a questa croce superano il matrimonio, la crisi matrimoniale, e dicono: noi cambiamo vita per aiutare anche tutti gli altri. E vi inventate, tra virgolette,
fotografi di matrimoni cristiani, che è una cosa in più. Cioè, la vostra ambizione è quella di fissare su quegli album, bellissime tra l'altro le foto, il momento in cui ci si consegna anche nelle mani di Dio. E vi inventate questa che è un'avventura bellissima dei 5 pani e i 2 pesci. Senti, te che sei un mezzo scienziato rinnegato. Senza mezzo. Mezzo, senza uno scienziato mezzo rinnegato, faccio mezzo rinnegato. Cos'è 5 pani e 2 pesci? Praticamente noi ci siamo resi conto che abbiamo ricevuto tantissimo durante il nostro fidanzamento e il nostro cammino personale. E avevamo sempre avuto il desiderio, sin dall'inizio, di poter ridare indietro tutte queste cose che avevamo imparato, perché vedevamo intorno a noi magari coppie che si sfasciavano, amici in difficoltà, e dicevamo, ma è chiaro, no? È questo, ma è chiaro, è quest'altro. Però non c'era questa possibilità. Nel cuore sempre questo desiderio. Poi dopo questa crisi, tante difficoltà, questa cosa, questo grande desiderio, piano piano andava così dimenticando, perché dicevo, forse non è la nostra invenzione. Non era attinente con la realtà. Poi è successo invece che Padre Giovanni, dopo 7 anni di matrimonio, ci richiama per fare una testimonianza ad Assisi. Noi un po' timorosi andiamo lì di fronte a 700 giovani, diciamo, noi che raccontiamo? Allora, da fisico abbiamo preso degli argomenti chiave, come anche la crisi, uno tra tanti così, e praticamente ci siamo messi nei panni dei ragazzi dicendo, noi quando stavamo al posto vostro avevamo queste domande e con la nostra vita le abbiamo risposte così, cioè come vedere, capito, com'è il futuro, no? Queste sono le domande e questo è quel futuro. E in questa semplicità abbiamo ricevuto veramente una risposta enorme, i ragazzi erano entusiasmati e interessati dalle risposte che avevamo dato. E là abbiamo pensato, questi sono i 5 pani e 2 pesci, tu metti a disposizione quel poco che hai nelle mani di Dio e lui poi sfama veramente migliaia di ragazzi. Io vi dico una cosa, mi sono imbattuta in voi per ovvi motivi, no? E scopro che girate le parrocchie prima di mezza Italia, adesso di mezzo mondo, e riempite di coppie giovani, di ragazzi ai primi amori. Come dire che c'è fame vera di suggerimenti, consigli, di amore. Alessandra, cosa ha tirato fuori voi due dal guado? Se tu dovessi dirmi in un minuto, dare un consiglio a chi si sveglia la mattina e dice ma questa o questo, perché me lo so sposato? Perché arriva un momento nella vita matrimoniale in cui uno questa domanda se la fa. Sì. Come si arriva invece a questa situazione? Per me quello che mi ha salvato è stato un dubbio, non la fede, perché in quel momento ero veramente fuori di me. Il dubbio è stato una parola di Don Fabio detta a messa quando abitavamo a Roma, che è stata, se fosse una grazia, che era una frase che lui diceva su situazioni assurde e la mia mi sembrava assurda. Quindi questo se fosse una grazia mi ha messo in discussione. O qui ci siamo sbagliati tutti, io e i padri spirituali, ed è tutta un autoconvincimento di qualcosa, oppure c'è qualcosa da scoprire. E quando tu scopri quel qualcosa in più, è proprio e lì ci siamo sposati. C'è stata l'occasione più grande della mia vita per guarire delle mie ferite e del nostro matrimonio. Francesco! Dopo si torna ad amare più di prima? Allora, c'è questa frase tipica, no? Che io, facendo tanti matrimoni a causa delle foto, c'è sempre zia Concettina che a un certo punto si avvicina e dice quanto siete belli, mamma mia, zia! Amatevi sempre come oggi. Io sto lì e faccio non sia mai, non sia mai. Perché se tu ti ami come il giorno in cui ti sei sposato, quando hai già 20 anni di matrimonio, è un disastro. È finita. È un disastro. L'amore se non cresce muore. Non si può vivere di rendita. Vi fidate l'uno dell'altro? Ma questo è il presupposto, diciamo, base, diciamo, il minimo. Litighiamo costantemente. Cioè, anche prima di venire qua, stamattina ancora in sonno lì, comunque abbiamo litigato, perché sennò... Per quale motivo? Perché lui voleva fare una foto. Io volevo fare una foto e lei... Ma siamo in ritardo, perché devi fare la foto? Ma un secondo... Le foto che abbiamo visto qua, che passavano in sovraimpressione, quelle sono tutte fatte così, Facciamo una foto... No, non rompere! Esatto. Perché poi ci andate insieme, ormai questa è diventata la vostra... Comunque, io vi invito. Comunque c'è una cosa che vorrei dire riguardo al fatto di nella crisi rimanere insieme. Per me era, quando abbiamo deciso di sposarci in chiesa, per me quello era un, è un,
è un traguardo, non traguardo, era una linea di non ritorno. Quindi di fronte a tutte le crisi io non ho mai pensato che ci fosse o ci potesse essere una soluzione fuori. No, è quella lì. Ho sempre pensato che la soluzione dovesse essere dentro. Non ho mai pensato che ci fosse una via di fuga, una via d'uscita, un'alternativa. Sempre lì. E basta. No, sembra che la soluzione più facile. Io pensavo la soluzione più facile è via. Certo. Cioè, guardavo i voli, domani lascio un biglietto, ho già pensato cosa devo scrivere. E invece la soluzione è questa. Guardate, Alessandro, Francesco, noi vi abbiamo incontrati a Per Sempre di Beatrice Fazzi. Penso che il pubblico di V2000 si sia già innamorato di voi. Io mi auguro, a parte ci fate sapere se è maschio o femmina, non che sia importante, mi auguro di incontrarvi spesso in questa casa dell'amore che è Bel Tempo Si Spera.